Ucraina e Russia si riuniranno per il terzo round di colloqui nel weekend, lo ha annunciato il presidente russo Putin durante una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Scholz, che ha chiesto di sospendere le ostilità in Ucraina e consentire gli aiuti. Zelensky non ha lasciato il paese, il presidente a Kiev con la sua gente. Il canale televisivo ufficiale del Parlamento ucraino smentisce la notizia diffusa da fonti russe di un trasferimento del presidente in Polonia. Nell'ultima settimana Zelensky è sopravvissuto a 3 tentativi di assassinio, a fermare gli attacchi al presidente anche elementi dei servizi segreti russi.